La diascalia, ve la leggo, dice: la scena rappresenta il cortile di un grande caseggiato alla periferia di una città. Rota è nato a Milano, quindi è possibile che quando lui scriveva questa didascalia avesse in mente un cortile di una casa popolare di ringhiera di Milano. L'assessore è stato molto contento, l'ha approvata e mi ha messo in contatto con l'associazione Per Mito. Quindi abbiamo fatto dei grandi giri per cortili, abbiamo guardato tante case popolari che potessero essere lo sfondo ideale per questa rappresentazione, per quest'opera. E la scelta è caduta su questo cortile che, pur non essendo esattamente una casa di ringhiera, ha la caratteristica di avere un grandissimo cortile in grado di ospitare anche il pubblico, ovviamente, perché poi c'è l'orchestra, i cantanti, quindi stiamo facendo uno spazio molto grande che normalmente una casa di ringhiera non ha. Anche perché, oltre ovviamente ai protagonisti, oltre alla storia dei due timidi che hanno problemi di comunicazione, non si riescono mai a parlare nel corso dell'opera, il vero protagonista di quest'opera è il cortile, cioè il caseggiato, la gente che anima il cortile. E quindi oggi appunto abbiamo fatto questo casting con le persone del luogo, perché queste persone faranno quello che fanno normalmente, cioè si affacceranno ai balconi, stendono i panni, vivono, entrano, escono, portano i bambini a scuola, vanno a fare la spesa. E quindi questo è in realtà il racconto più importante dello spettacolo. Ecco, vedete, per esempio, ci sono tanti bambini, ho messo tanti bambini che vanno a scuola accompagnati dalle mamme, che animano il cortile, le mamme poi ritornano con la spesa, poi arrivano a prendere i bambini a scuola. Si deve vedere tutta la vita un cortile da come fosse esattamente. Oltre a fare il lavoro tecnico, diciamo, della parte manutentiva e della parte amministrativa, abbiamo proprio una sensibilità particolare per la vicinanza con gli inquilini, per portare la cultura, il bello, per eliminare il degrado, far rinnamorare le persone dei propri luoghi dove vivono. E cosa meglio della cultura che accresce tutto questo sentimento. Gli inquilini sono rimasti, prima che contenti, sorpresi, perché non erano abituati che qualcuno gli portasse il bello. Per riuscire a sentire proprio il luogo dove vivono, cioè, quindi non solo l'oggetto, la casa, ma bisogna far crescere il senso di appartenenza al di là di quello che è la mera proprietà. Qui sono in affitto, ma è casa loro. La nostra attività è di sostegno, cioè tutte quelle pratiche amministrative che interessano alle persone. In più facciamo attività ricreative. Questa iniziativa per noi è stata una grande gioia per poterla fare qui dentro, anche perché è un, diciamo che il posto si adatta bene e poi valorizza sia l'aspetto, diciamo, del contributo di tutti, sia anche l'aspetto interno di questo quadrilatero popolare. A me piace perché sono nata sulla ringhiera. Mi piace l'opera, poi anche a me mi piace fare l'operetta ogni tanto. L'opera mica tanto, la musica sì, perché io andavo tanto a ballare. Ecco. Sì, ho aderito come comparsa perché hai visto che hanno accettato anche altre persone che conosco del palazzo, giusto che accetti anch'io. Diciamo che con queste iniziative magari cercare di migliorare questo posto. L'hanno già sistemato rispetto a anni fa, però si può sistemare ancora di più. E quindi mi sembra che sia tutto un insieme di coordinate che ci portano qui. E speriamo bene che tutto funzioni, che sia ben accolto, che si crei un bel clima, soprattutto di collaborazione fra le persone. Ma che rompe l'obiettivo anche lui?